Rieccoci in un nuovo video, continuiamo con alcuni trucchi e consigli riguardo agli effetti. Partiamo dalla sezione Dynamics, partiamo a parlare del noise gate. Il noise gate è quello che taglia la soglia di rumore. Io personalmente tendo a non usarlo mai se possibile, cercando di tenere il gain più basso possibile e i volumi in catena conservativi, per il fatto che il noise gate del pod crea parecchi problemi al suono, degradandolo e togliendo buona parte del sustain. Quindi vi consiglio, se riuscite, di non usarlo. Come impostazione di massima, se proprio siete obbligati a usarlo, vi consiglio di partire da una threshold di 50 e da un decay di 5. Queste sono le impostazioni meno invasive. Se vi serve più gating, non aumentate la threshold del noise gate, ma piuttosto mettete più noise gate in serie con le stesse impostazioni, 5 e 50. Parliamo poi del hard gate, che è una seconda tipologia di noise gate. Questo hard gate è meno invasivo del noise gate, ma appunto è un hard gate, ossia taglia nettamente a seconda della soglia di decibel che voi impostate. Quindi diciamo che è più manuale, tra virgolette, del noise gate, ha risultati migliori se proprio siete costretti ad usarlo, ma è più difficile da impostare. Dovete vedere voi, a seconda della vostra plettrata, in che soglia di decibel riuscite a suonare e quindi impostare il decay e l'hold di conseguenza. Ma in generale vi consiglio di non usare nessun noise gate finché possibile. Parliamo poi dei compressori. I compressori riportano il valore threshold e level, quindi soglia e livello. Vi ricordo, per chi non sapesse nulla di audio engineering, che più è bassa la soglia, più il compressore sta comprimendo, e alcuni altri invece riportano il valore sustain e livello. Il valore sustain funziona al contrario, quindi più è alto il sustain, più il compressore vi sta dando sustain aggiuntivo, quindi più è alto più sta comprimendo, quindi il contrario della dicitura threshold. Quindi abbiamo vari tipi di compressori. Quello che vi consiglio in generale per un compressore è impostarlo in modo tale che suoni sul suo punto morto, ossia che spento e acceso non crei sbalzi di volume al suono che state creando, ma comprima e basta. Ad esempio, il punto neutro di questo Red Comp è al 75% di livello, quindi al 75% questo Red Comp in particolare, spento e acceso, non crea differenze di volume. Avrete quindi il punto morto del livello e potrete usare a piacere la compressione. Un'altra opzione riguardo ai compressori è quella di usarli al posto dei pedali overdrive come boost. Quindi, a seconda che il vostro suono richieda più saturazione o più compressione, potrete decidere se usare un pedale overdrive o soltanto un pedale compressore come boost prima dell'ampli. Un clean boost, ad esempio, è il Boost Comp. Un consiglio personale è, se vi piace una sonorità high gain sgranata, come ad esempio la pasta sonora del PV5150, provate a usare il Blue Comp Treble come booster. Questo Blue Comp è un clone del compressore Boss nella versione Treble Boost. Essendo boostato sugli alti, questo compressore tende sia a comprimere ma anche a sgranare gli alti e, al mio parere, usando una simulazione high gain con questo davanti, si tende a sgranare molto la pasta, ottenendo un effetto simile a quello che può essere una PV5150, se la cosa vi piace. Parliamo poi dei distorsori, categoria dist. Distorsori, abbiamo molte tipologie di distorsori. Distorsori che ovviamente possiamo usare pre-amplificatore come boost o post-amplificatore, che di solito non si fa, ma ripeto, siamo liberi di fare quello che vogliamo, se vogliamo distorgere dopo la sezione di amplificazione. Quello che vi consiglio in generale è, considerate sempre di utilizzare i pedali come pre-equalizzatori. Quindi, prima di iniziare a usare 50.000 equalizzatori, vi consiglio sempre di 1. Rifarvi all'equalizzatore interno all'amplificatore, quindi sia la sua plancia frontale che i parametri di editing che vedremo tra poco per equalizzare. E l'equalizzatore più intuitivo che abbiamo, oltre a quello dell'amplificatore, è appunto usare un pedale come boost per pre-equalizzare il segnale entrante nell'ampli. Parleremo poi più tardi di quello che significa pre-equalizzare contro post-equalizzare, che danno due effetti diversi, quindi equalizzare prima dello stadio di amplificazione o equalizzare dopo lo stadio di amplificazione. Quindi usate il vostro pedalino come pre-equalizzatore, cercate di scolpire il segnale che entra nell'amplificatore, quindi aggiungendo o togliendo bassi, medi e alti, in modo tale che poi dopo l'amplificatore dobbiate equalizzare il meno possibile. Parlando di distorsori, abbiamo appunto vari tipi di distorsori. Vi faccio alcune considerazioni
personali. Se dovete creare un suono appena appena sporco di tipo blues o comunque crunch, il distorsore che vi consiglio come booster è questo overdrive giallo, che a mio parere è l'overdrive più trasparente e meno invasivo all'interno del pod, e quindi secondo me è ottimo per boostare suoni appena appena sporchi o comunque suoni già crunch a cui volete dare un pochino in più di break up senza esagerare. In alternativa, per suoni più moderni avete questo tube drive che è abbastanza aggressivo, per suoni moderni di stampo metal avete lo screamer, che è il clone dell'ovvio tube screamer, che comunque va bene appunto anche per suoni blues seppure suoni parecchio moderno. Oltretutto, nella simulazione del pod dello screamer avete anche il controllo bassi e alti, che in realtà nel pedale reale non esiste, perché abbiamo solo tre potenziometri, che sono drive, output e questo shift di MIDI, quindi avete anche opzioni aggiuntive. Per suoni moderni personalmente lo screamer non mi piace molto, quindi per suoni high gain, perché ritengo che introduca una risonanza strana sui MIDI di tipo molto metallico e molto nasale. Per suoni moderni rispetto allo screamer preferisco personalmente il Line 6 Drive, che sulla carta nasce come fuzz, ma secondo me è il più trasparente tra i distorsori di stampo moderno e riesce a darvi un suono sì comunque molto boostato, ma sempre molto definito. Quindi se volete suonare cose abbastanza cariche, provate a boostare con il Line 6 Drive. Altri distorsori che vi sento di consigliarvi per situazioni peculiari sono ad esempio il Classic Distortion, che è un clone del Rat, come visibile, e questo, avendo un carattere molto sporco, abbastanza vintage, è utile per creare suoni moderni su ampli vintage, quindi per dare sì un boost di segnale consistente, ma sempre con un carattere un po' sporco, un po' particolare. Quindi fate esperimenti anche su questo se volete ottenere suoni un pochino più grezzi, diciamo. Poi qui abbiamo tantissimi fuzz. Un piccolo appunto riguardo i fuzz: come dicevamo, abbiamo fuzz per tutti i gusti, da quelli più classici a quelli più moderni, quindi possiamo ottenere suoni che vanno dal rock classico fino a suoni più moderni di stampo ad esempio punk o sludge o derivati. E se esasperiamo il gain dei fuzz, possiamo anche arrivare ad avere un suono molto sporco che ricorda il Boss HM2, ad esempio, per chi lo conosce. Un'altra idea per ipersaturare l'ingresso dei pedali e o dell'ampli è usufruire del Vintage Pre, che è appunto il pre microfonico, possiamo usare per dare gain aggiuntivo, e possiamo anche scolpire il segnale passante con filtro passa alto e passa basso. Il problema del pod riguardo alla fase di boosting è sempre che, almeno a mio parere, è molto difficile trovare un compromesso tra saturazione e compressione naturale data dagli stadi di gain dell'ampli. Quindi spesso quando mi trovo a creare un suono distorto ho un suono che magari ha abbastanza gain per i miei gusti ma non è abbastanza compresso, cosa strana che di solito nella realtà non succede. Quindi se provo ad alzare il gain magari è troppo saturo ma compresso il giusto, quindi c'è sempre quello squilibrio tra compressione naturale data dal gain e saturazione data dal gain stesso, che nel mondo reale andrebbero di pari passo. Quindi nel pod c'è qualcosa di esagerato nella dinamica che fa sì che questi due non siano mai completamente, diciamo, sulla stessa lunghezza d'onda. Di solito infatti appunto quando creo un suono distorto, se ha abbastanza gain per i miei gusti magari non è abbastanza compresso, se alzo il gain è poi compresso il giusto ma troppo saturo e quindi si fa fatica. Per questo vi consiglio di stare attenti, primo, con che pedale boostate in entrata, e secondo, a utilizzare bene i parametri di gain. Se il vostro suono magari ha abbastanza gain ma non è abbastanza compresso, contate di usare, come detto prima, magari un compressore come boost invece che un pedale overdrive, in modo tale da non dare gain aggiuntivo ma solo compressione aggiuntiva. Quindi cercate di tenere a mente anche queste variabili. Nel prossimo video alcuni consigli sugli effetti di modulazione.